pazzo, 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 mamma, ma no, non, ma pazzo, ma che pazzo, non mi sento. Ma no, mi sento, mille volte pazzo. Che fate? La faccia al freddo, i sono non mi niente, mi voglio mettere la naso allo specchio e non mangia stanca e mi sputa un bacio. Ma come vicino a te? Tu capisci, vicino a questa femmina io ho sprecato 25 anni. 25 anni di salute, forza, cervello, gioventù, e che altro vuoi? Che altro ti deve dare Domenico Soriano? Pure il resto di questa pelle, quante buone avete fatto quelle che avete voluto? Tutti! Tutti quanti hanno fatto quelle che hanno voluto! Mentre tu credevi in Gesù Cristo, sceso in terra, tutti facevano quelle che volevano nella pelle tua. Tu, o paese, Napoli, o comune! Tutti quanti ti hanno pigliato per fesso. Non ci posso pensare, cioè non ci posso pensare. Ma io me l'avevo aspettato. Solo una donna come te poteva arrivare dove sei arrivata, tu non ti potevi smentire. 25 anni non ti potevano cambiare, ma non ti credere che hai vinto. Tu non hai vinto niente, perché hai tacci! E ti paga 3 soldi. Una donna come te, tanto si paga. 3 soldi. E tutti quelli che sono stati d'accordo con te, il medico, il prete, sti lui schifusi che l'ha girato a mangiare per anni in casa mia, stipendiati, traditori, avevi voltato addosso! Le porta tutte e due all'armiere, come mi dice sto? Già! Come dissi io, quante cose ho detto e quante me le avete fatte dire per forza, ma poi è finita, beh no, poi è finita. Tu te ne vai, sì, e se non te ne vai con i piedi tuoi morto uscirai da questa casa. Già sta legge, non c'è sta pata eterna che può piegare Domenico Soriano, batta che è falsa, tutta faccia in galera, filo bene, non avete te. I soldi ci stanno. E quando fate sapere tu chi sei e da quale casa ti sono venuto a pigliare, daranno ragione per forza e ti distruggo, ricordatelo, filo bene, ti distruggo. Hai finito? Devi dire niente più? Salta zitto perché non mi fido nemmeno di te sentire parlare. E quando da genito tutto che tengo il cango, poi non ti guardo più in faccia, la voce a me non la sente più. Mala femmina sei stata e tale sei rimasta. E c'è bisogno di dirlo così come lo dici tu. E crea una novità. Non lo sanno tutti quanti io chi sono stata e dove sta. Ma se stai vicino veniva tu insieme agli altri, e come all'altro da già trattato. Perché doveva trattare una da maniera a te? Non siete tutti uguali voi uomini? Quello che ho fatto io me lo piango io e la mia coscienza. Mo tu sono mogliere, a casa non mi muovono nemmeno i carabinieri. Mogliere? Ma mogliere a chi? A chi ti sei sposata? A te! A me! Ma io sono stata ingannata, l'inganno è palese, tengo i testimoni. Ah, e con me non so niente. Mi so solo che donna Filomena si è ammalata, si è aggravata e si è messa in agonia. Niente mi ha detto e niente ho capito. Vabbè, è logico, e tu capisci solo quello che ti fa piacere capire. Con te parliamo un'altra volta. Tu non me ne capite niente, non me ne hai capito. Ma per l'amor del cielo, donna Filomena mi tiene sullo stomaco e facevo questa confidenza a me. E a prete? Il prete che mi ha detto di andare a chiamare? Non me l'avete detto voi? Madonna, ma perché noi lo chiedevi? Ma che aveva fatto? Desiderava il prete. E io per farla contenta, ma... Perché non ti sembrava vero che stavo morendo? Non ci stavi dentro ai panni che finalmente mi ti levavi di cuore. Ma bravo, finalmente l'hai capito. Quando il prete, dopo che aveva parlato con te, mi dicette sposatela in estremis, povera donna, è l'unico suo desiderio. Perfezionate questo vincolo con la benedizione del Signore. Ma io ho detto vabbè. Tanto che ci credo, quello sta amore. È questione di un altro paio d'ore e me l'aveva dato. È rimasto male, don Domenico. Quando appena se ne è andato il prete che ci ha sposato, mi sono alzato dal letto e gli ho detto, don Domenico, tanti auguri, siamo marito e moglie. Immagini che è la paura, che è venuta che l'ha casata. Gesù, ma come l'ha fatta la sua tutta la madre? E pure la lingua! E così che se lo metti in agonia a tutte e due. Che vi intromettete, che c'entra? Ha fatto bene, ha fatto male, sono affari che non mi riguarda. E il medico. Sì, il medico, ma allora la scienza dove è andata a finire? Ma come tu sei medico, non ti accorgi che quello sta bene, ti sta pigliando in giro? Forse secondo me sei sbagliato. Ah, Fred, stacca zitto! Tu sei rimbambito, hai capito? Che forza? Come forza? Che sta là, hai capito? Non c'è forza. Forza.
Se hai sbagliato, vabbè, ma il medico paga. Ah no, lui paga per quanti certi tipi, che non può essere in buona fede. Ah, mangiate, Filomena. A busta, lì, di denaro, i denaro. E che sto, capisci tu? E che denaro ti sei sempre comprato tutto quello che hai voluto tu? Pure a me ti accattassi che denaro. Perché tu eri Tommy Misoriano, i meglio sardi, i meglio camiciani, i cavalli tuoi correvano, tu facevi correre. Ma Filomena Marturana ha fatto correre a te. E correvi senza che te ne accorgessi. E ancora è a correre, ancora è tuo sangue per capire come se l'ambe si procede a canto. Il medico non sapeva niente. Ci ha creduto pure, se ci aveva. Qualunque femmina, la roba che ha passato 25 anni vicino a te si mette in agonia. L'hai fatta la serva. La serva l'hai fatta per 25 anni e poi sapete. Quando si partiva per si divertire. Londra, Parigi, in corsa, in femmina. Io facevo carabiniere alla fabbrica a Furcella, a chi le rende i vergini. Lo magazzino a Tuledi a Furiglia. Altrimenti i suoi dipendenti l'avrebbero spogliato vivo. Se non interessa a te, Filomena, se una femmina è primordi. L'hai portata a casa a Nanzi, meglio una mucella. L'hai lavata i piedi, non mi caso vecchio, ma quando ero figliola. E mai, come fosse sentito vicino a essi, non sapevo. Apprezzato, riconosciuto, mai. Sempre con una camarera che da un momento all'altro si può mettere fuori la bocca. E mai. Se l'avessi vista una volta, che so, sottomessa, ma è sì! Diciamo, comprensivo della situazione, in fondo è reale che esisteva tra me e te, sei una faccia storta, strafuttente. Ma non puoi dire se hai indovinato, se hai sbagliato, se hai fatto piacere, se no, cioè, avessi visto mai una lacrima all'indacchi noi, so, quanti anni so che ci conosciamo, cioè, mi dovete credere, io non l'ho visto mai di piangere. E dovevo piangere per te, era troppo bello, amore. Allora lascia sto mobbo. Un'anima in pena, senza pace mai, mai, una donna che non mangia, non piange, non dorme. A qualunque ora torni a casa, sempre svegli con un paio d'occhi aperti, un controllo contro la testa, che bella, la sto a mingalea, ma che è? Un'anima in pena, questa sei tu, un'anima in pena, un'anima dannata. E qua, Oliverei rubito. Se la strada della casa te la dimenticavi, in meglio festa. In meglio Natale me l'hai passato solo con Manucana. Sai quando si chiagna? Quando si conosce bene non si può avere. Ma Filomena Marturana bene non conosce. E quando si conosce solo male non si chiagna. La soddisfazione è chiagnere, Filomena Marturana non l'ha mai potuta avere. Come all'ultima femmina mi hai trattato sempre. E non parlami quando ero giù. Che uno può dire, te ne è sorto, ha presenza. Mamma, all'urdo, ma all'urdo, a 52 anni torna a casa che fazzoletti sporche ruzzette che non fanno schifo, la rossa! Si hanno conservato. Senza un po' che prudenza, senza pensare, ma è meglio si è levato, assì che le trova, e già, assì che le trova e che fa, e chi è essa? E che diritto tena essere in bambiscia a prietà che... E sacchella chi? A prietà che la schifosa! Ah, ma tu dico veramente che non ne capite niente. Tu buce non ne sei di. A 52 anni se ne mette con una di 22 e non se ne mette vergogna. E me la mette dentro casa dicendomi che era l'infermiera. Perché chi veramente si credeva che stavo morendo. E non più tardi di un'ora fai. Poco prima che venisse il prete più scusato. A Nanzoletto mi pensate che stavo per dall'anno mattina, si abbracciavano e si baciavano, ah maronna, quanto mi fai schifo! Ah ma, si muoveva veramente tu che stavi fatta, si muoveva, e la tavola è preparata per te, e perché la morta all'irta. Ma perché tu morivi, io non dovevo mangiare più. Non mi dovevo sostenere. Che rose mi sa tanto. Con le rose a tavola. Rosse. Rosse.
Merda, va un mazzo, cioè, ma insomma, perché è la prima che mette, ma cioè, se io mi faccio in casa mia, ma insomma, io non ero padrone, mi fa piacere che tu mori. Ma non sono morte, non muore per muore, un bello. Come on. Non ci posso pensare, mi devi credere. Insomma, se tu mi hai trattato sempre come tutti quanti gli altri, perché secondo te poi gli uomini sono tutti uguali, ma che ti ha portato la vita sposo a me? La ragione, gli interessi. Ecco, uno fa una cosa senza ragione. Se io mi ero innamorato di un'altra donna, ma la volevo sposare, e ma la sposo, perché è abbiano, ma la sposo. Ma che c'entri tu nei fatti miei? Che te ne porti se sei più giovane, se sei più vecchio, se sei più 25 anni, se sei così tanto, quanto? Chi sei tu? Ma quando mi fai ridere? E quando mi fai bene? Ma tu credevi veramente che l'hai fatto per te? Ma che me ne importa di te, la figliola che ti ha fatto perdere la capa e tutto quello che dici tu? Io non ti curo neanche, non ti ho mai curato. La femmina con mamma, me lo dici tu e me lo stai dicendo da 25 anni. Se fa un conto. Ma sì. Tu? Ma sì. Ah, ma tu credi veramente che la roba che ha già fatto la maestra per 25 anni vicino a te mi arriva così? Con una mano a nasa di Natale. Che calma, Filomena. Era no, non mi ha dato alla portata. Pezzente, guarda. Sì, no, e secondo te io non te l'avrei dato. Cioè, insomma, secondo te Domenico Soriano, figlio a Raimondo Soriano, uno dei più importanti e serio fabbricanti di dolci a Napoli, insomma, per la dignità della famiglia, ma per qualunque cosa, io non avrei pensato di metterti in appartamento con uno stipendio decoroso per non farti più avere bisogno di nessuno. Ma state zitto. Ma è mai possibile che voi uomini non capite mai niente? Cioè, vabbè. Guaranare, Rumi, guaranare. Conservateli con buona salute, Renato. È nata così che vogliate. E marati. Tengo 3 figli, Rumi. Filomena, tu che stai dicendo? Tengo 3 figli. Rumi. Mamma mia, 3 figli. E a chi sono figli? All'uomo combattente. Ma che buon dice, che significa gli uomini come te, che significa? Che siete tutto quanto qua. Tre figli. Voi lo sapevate? Io sì che so sapere. Ah, ecco. E tu? No, hai però detto quella mia ottima. Tre figli. E quanti anni te? Il più giovane te ne 23 anni. Salute! Oh, e non basta a fare. Mi metterà a paura perché non so figliati. Beh, e vi conoscono, ti conoscono, vi parlate, sanno che tu sei la madre. No, ma li vedo sempre e ci parlo. Beh, e che fanno? Dove stanno? Come vivo? Che era l'altro tu? Che era l'altro? Ehi, ti hanno rubato! Ti hanno rubato i soldi e non portafoglio, non ne si mai accorto. Dove veniva vestiti, scarpa. Chi la nero come brillante, torri pure. Dicette che l'era per tutto, ma va niente. Che era l'altro tu? Hanno cresciuto i figli. Chi te ne va, Mariolo, l'indaco? Ma che femmine su tutti? Ma che razzete! Uno della bottega
l'idraulico vi l'apri, svoltagna! L'idraulico, come si dice? C'è giusto i rubinetti, sulle le fontane. Che le da spiego come si chiama? Ah, Riccardo, non piace voglio, non sta a chiaio. Te lo magazzino portato al numero 74, fa camiciare le camicie. Umberto, po'. Ah, studia. Ha voluto studiare. Fa un ragioniere e scrivo pure un coppo al giornale. Ma pure lo scrittore in famiglia. Che mamma che è stata. Io mo non ce lo so vecchio. Gli altri presso mi devo trovare davanti alla presenza dell'ente supremo, che a tutto vedo, considera e perdona, e che chiacchiere non se la mucca. Da che erano piccoli in fascino gli ha fatto mancare il latte delle formicole. Questo sa, perché i denari di Don Domino. E qui gli tolgono i denari. Sono i chittà, ma perché non erano soldi miei? Quindi mi fai i chittà, ne potevo buttare la frena, ma insomma perché? E io si gustavo, tu non anche venissi d'accordo. No, Radra, tu hai scunito. Rispondete pure, ma che ma dove vogliamo arrivare se vogliamo uscire all'impossibile? Tu capisci quello che hai fatto? Tu mi hai messo in condizione e mi fai trattare come non mi pagli. E per forza. Ma che si tre signori, che io non conosco manco per prossimo e che non so da dove arrivano, a un certo punto mi potranno pure ridere in faccia, perché diranno, vabbè, qualsiasi cosa succede, sta nei granari Don Domenico che è giusto un qualunque. No, che se no, che lo sanno loro, no. Donna Filomena ha fatto sempre cose come l'aveva fatto, con prudenza e cagavangato. O lo dai consigliere i soldi all'idraulico quando sarà petto a botte copi che l'ha presso, condicente con una signora che non si voleva fare a conoscere. E lo stesso fece pure con camiciai. E o lo dai che tende in commenza passa un zio Umberto che lo fa studiare. No, concentrate proprio. Voi che c'è? Io ho pagato solamente. E l'aveva acciro. L'aveva acciro come hanno fatto tanta da femmine, ovè? Allora sì. Allora sarei stata boh. E questo è quello che mi consigliavano tutti quanti i compagni miei. E l'angoppa. A chi aspetta? Ti togli il pensiero. Io conosco uno molto bravo. Io me lo sarei messo il pensiero. Chi avrebbe potuto campare con un rimorso sì. E poi parla di Amarò. Amarò non indovi che va a ricordare. Come no, Amarò non è cosa. Quella fa una grazia al giorno. Potevano essere tre a roba mezzanotte. La strada camminava su. Da casa mia me ne ero andata già da 6 mesi. Era la prima volta. Che faccio? A chi ho detto? Capambe sentiva la voce dei compagni miei che mi dicevano a chi aspetti? Togli il pensiero. Io conosco uno molto bravo. Camminando mi ritrovai in dove che le mie. A Nazare Altarino era marrone e rosa. A fronte a così. Cacciafa, tu sai tutto, tu sai pure perché mi trovo in doppia. Cacciafa, ma essa lì non rispondi. Ma così fai tu, io vedo, chi non parla e chi accende te. Sto parlando con te, rispondi! Figlio, Sofì! Ma ce l'ho, rimani tu figlio. Forse se mi fosse girata avessi potuto capire la roba che la voce. Zai, c'era una finestra, c'era un barcone aperto. Oh, zai, ma che rende a questo momento? Che ne sa la gente che i fatti miei? E sta adesso, allora? È stata Marò? Se vi sta affrontando e mi ha voluto parlare? Ma allora Marò ne può parlare se serve nulla. Eppure quando i compagni miei mi ricevono, a chi aspetti? Ti togli il pensiero, pure se l'ha fatto per mi mettere alla prova. E in zaccia si fu io a Marò. Facetti che la capa così. E figli, so figli. E Giovanni. Capricciò sono rimasta andando vicino a te per l'ora, ho supportato tutto quello che mi hai fatto e come mi hai trattato tu. E quando che un giorno sono innamorata e mi volevo sposare, arrivo. Stiamo già insieme oramai da 5 anni. Tu a moglie
a casa tua, io a San Butito, rindacchi lì tre camere a cucina, la prima casarella che mi mettessi quando dopo 4 anni che stavamo insieme, finalmente, me lo a sta alla coppa. E mi volevo scusare, mi volevo scusare. Eh già, ma tu facci sto geloso, ti tengo ancora in terreno. Io sono ammogliata, non ti posso sposare, a sì che sto te sposa e tu mi ti stai chiare. Eh già, già, perché tu tutto al contrario di me, tu stai chiare. Io ricette va buona e chi sto tu sti nomi? Rumine che mi va bene, con tutta buona volontà non mi può scusare perché è ammogliata e ti ramannanzi a San Putino in te tre capi. Ma dopo 2 anni tua moglie morì, o tempo passava e sempre a San Putino. E pensai, e papà è giovane, non si vorrà attaccare tutta la vita con una femmina, venerà un momento che si calma e che considera tutti i sacrifici che ha fatto per e aspetta. E quando io vado ti ricevo, Domenico, sai che si è sposato? Che l'amica mia che abitava di rimbetto a me a Pianterre, tu lo rivi, da mattivarti, rivi tale e quale come quando salivo con gli amici tuoi in coppa a Dosteria, prima di San Putrito, che la rasata che non io. Che la rasata che parta a mia tesca, che la rasata che è sempre stessa, chiunque fa, ma tanto da farli acceso quando arriva così. E aspetta, e ha già aspettato 25 anni, e aspetta a me grazie a un mino, con la maglia e via, chiatto, capozzitosa anche chi si crede sempre un giovanotto, con rappresenta nella San Fossiccio, torna a casa che fa zulette sporche e russette, me metto lì da casa, mettamelo pure da casa, te ne caccia a te a essa, si mi sposa, o a breve ti ci ha sposa. Casa tua, questa è casa tua. Va, Filomena, va, che mo veramente mi fai ridere, va. Perché mo mi fa piacere che si fai ridere, perché come a lui non sai ridere più. Hanno portato la cena. Beh, fai, ma paura di chi? Ma cioè, questa è casa mia. Beh, so, secondo voi stasera io non dovevo mangiare? Fai entrare la cena, beh, falla entrare. Buonasera. Signori, il pollo è uno solo perché è grande e può servire pure per 4 persone. Lascia tutto sul tavolo e battene. Sì. Qui c'è il vino. E qui c'è anche il dolce che piace tanto alla signorina. Buonasera, andiamo. Aspetta. Ma vi siete dimenticati? Che cosa? Stamattina quando siete venuti ad ordinare la cena, io vi ho chiesto se avevate un pantalone vecchio usato da tardi. Voi mi avete detto torna più tardi, che se succede una cosa che dico io, si agge una bella notizia. Mi tengono vestito nuovo, oh figlio, e te lo regalo. Vabbè, non è successo quello che dicevate voi. Non l'avete avuta bella notizia? Ti ho detto lascia tutto sul tavolo e batti, non vedi che stiamo parlando. Cosa? Signore, non l'ha avuta, la notizia. Folla, folla in farmacia, io sono da Tessio 7. Rosalia, preparatemi in bagno. Ah, le rosse rosse. Grazie, Domenico. Ho trovato la canfora e l'adrenalina. Ossigeno, niente. Pensavo, sì. Oddio, non vorrei dire la parola, ma ormai. Se muore stanotte, domattina parto di buon'ora.
Ho trovato un posto nella macchina di una mia amica, qui darei più fastidi che altro. A Bologna invece delle cosucce da fare, affari da mettere a posto. Tornerò fra 10 giorni. Verrò a vedervi domenico. E come sta? Sempre in agonia. Ma è venuto il prete? Il prete è venuto! E in promo che avessi che stava in agonizzazione. Levo tocca. Come? Levo tocca! Levatevi questo. Posso un po' passare? Posso un po' passare? Mettetelo sulla spalliera della sedia. E ha consigliato a Don Domenico di perfezionare il vincolo in estremità. Posaros. Posaros. Posate la rosa. E Don Domenico l'ha trovato giusto, perché ha pensato, è giusto che sta disgraziato e sta vicino a me da 25 anni. E tante altre conseguenze che non abbiamo il dovere di spiegare. È venuto vicino a lei e ci siamo sposati. Con due testimoni e la benedizione del sacerdote. Saranno i matrimoni che fanno bene, fatto sta che io mi sono sentito subito me. Mi sono alzato da lei e abbiamo rimandato la morte. Già che dove non ci sono infermi malati, non ci possono essere nemmeno infermi. E ischi. E il Pulcaria annanzi a uno che stava morendo, perché tu credevi veramente che stava morendo. E vi ha fatto a casa e sotto. Andatevene con i pieducci vostri e trovate un'altra casa, no questa. Va bene. Ah, e se vi volete trovare veramente bene, ve ne dovete andare là, sopra, dove stavo io. Dove? Ve lo fate spiegare da Don Domenico, che quelle case le frequentava e le frequenteci tutt'oggi. Andate. Grazie e buonasera. Buonasera. Così l'hai detta. Come si merita. Ma fammi sentire una cosa. Tu sei una diavola. Uno con te si è accorta, le parole tue si devono ricordare e si devono pesare. Ma te conosco. Siccome una tarla venenosa che dove si ferma distrugge. Tu vuoi coprirmi e hai detto una cosa, e il monge stai pensando. Tu hai detto è un'altra cosa che voglio da te, e me la darai. E non hanno. No, era un anno, perché tu sai che era un anno della varietà, cioè allora che ti sei messa in mente? Che hai pensato che non hai detto ancora? Rispondi. Tu mi. Ah, sai che la canzone. Mi sto crescendo in un bello cardillo e quanta cosa che la giamba. Cioè, Filomè, che significa un cardillo? Che vuoi dire? Che significa? Oh, cardillo sei tu. Oh, Filomè non bazia, guarda che tu stai scherzando col fuoco. Che significa un cardillo sei tu? Che vuoi dire? Voglio dire. Che vuoi dire? Figli, soffi. Sì, Anna sape chi ama, ma Anna conoscere. Anna sape quelle che ha fatto per loro, ma Anna vuole bene. Non sanno sentire affilite, mortificate. Anna sa la tua quando vanno a chiedere una carta, un documento. A famiglia che si riunisce attorno alla tavola, per un conforto, per un consiglio. Sanno chiamare con mamma. Oh, brava, brava. E come te che? Così come mi chiamo io. Siamo sposati. Sentire da te, da sta bocca sacrile che non mi fa capace che pure si ti scamazza la capa, pure si ti caccia a capo, ti scamazza la capa, è come se la scamazzasse la serpe, una serpe velenosa che si distrugge per liberare la povera umanità, ma qua in casa mia, col nome mio, gli figli tuoi. E capite per me? Figli tuoi. Se mi domanda e che, io ti posso rispondere tuoi. Se mi domanda e chi, io ti posso rispondere perché non lo so. E nemmeno tu lo sai, ma ecco, scusa, è logico.
tu ti volevi sistemare la faccenda, tu volevi mettere a posto dal peccato, volevi aggiustare la faccenda, così mettendomi in casa mia, che è strano, ma figura, ma non metteranno piede in quel quarto, figlio mio, tu non mi conosci, sull'anima santa di mio padre. Non giurà, non giurà, perché io avevo fatto un giuramento e ti sto chiedendo l'elemosina da 25. Non giurà, perché sarei un giuramento che non potessi mandare e muraresti dannata. A sino giorno non mi potresti venire a chiedere l'elemosina tu a me. Che altro stai pensando? Che altro stai pensando, strega? Che tu sei una strega, ma io non te devo. Tu non mi fai paura. Che ho detto? Fammi vedere, Giacomo. Tu domani ne vai, ecco. Metto in mano tutto alla tua padre, è stato tutto un tranello. Logico, mi devono dare per forza ragione. Guarda, se la legge mi dovesse dare torto, ricorda del fiume, i tacci, te la lavo! A Roma, mi addotto me, là, dossì, hai capito? Tu domani vai a chiamare il mio compagno e a ballarmi, fiume, e ti faccio richiedere a Domenico Soriano e di che panni veste questo uomo? Ma sai, Rosario, aspettati che te ne fai male. Buongiorno. Non incominciare a camminare con i piedi. O cammini con le mani. E io posso vedere tutto nel sangue. Dove sono andati questi pedagni? E pedagni. E pedagni. Io mi sento ucciso. Capisci che significa ucciso? Tutta la notte appresso a Don Domenico senza chiudere occhio. Seduto sopra parapetto da garage. Poi comincia a fare un freschetto. Che il Padre Eterno doveva farmi capitare proprio a me alle dipendenze di luglio. No che mi lamenti, per l'amor di Dio, io ho vissuto, mi vado da vivere e abbiamo avuto anche dei momenti di fasti, io con lui e lui con me, che il Signore lo deve far campare ancora per mille anni. Ma viene, tranquillo, e questo che cos'è? Chi te che 60 anni, dico un giorno, e chi c'ha fa che ho fatto tutto da pressa adesso? Io che c'è dentro? Luci, dammi una tazzina di caffè. Non ce n'è. Non ce n'è? Non ce n'è. C'era quello di io, una tazza me la sono presa io. Una tazza lo sarei rapportata a Donna Filomena, una tazza l'ho conservata a Don Domenico in caso mai viene. Caso mai viene? Caso mai viene. Lo sarei stamattina un caffè, non l'ha fatto. E non lo potevi fare tu? E sta ci fu un caffè? Ma con caffè sai qua? Ma perché non l'ha fatto Rosalina? È uscita presto. Dice che doveva consegnare 3 lettere per conto di Donna Filomena. E conto di Donna Filomena? 3 lettere? Tre! Beh, e chissà chi la vota. Sì, perché loro stanno d'accordo, loro. Sì, sì. Ma io tutti i caffè me la faccio migliore. Lucina, sai che vuoi fare? La tazza di Don Domenico la dividi in due e nel suo ci metti l'acqua. E si sono addotti. Ma quello difficilmente capire, stava arrabbiato in quel modo. Ui, e purtroppo che se la do, ha più bisogno di casa lo vecchio che lui. Chi ci ha fatto fare questa fantata sana sana? Vabbè, mo lo faccio caffè e porto. Va. Rosalia, che faccio? Porto un caffè? Tanto più che sta venendo Rosalia, fa fresco per Don Domenico. In mezzo a tazze le donne. Va bene. Che Rosalia è prodotta la lingua? Dai, giù visto.
visto? L'hai visto? E che sono una buccia in coppa stasera. Una buccia che ha la tosse. La tosse. Sei uscito presto stamattina, eh? Già. E dove sei stata? A messa. A messa. E poi ha portato tre lettere urgenti per quanto gli donna Filomena. E una volta che lo sapevi perché l'hai domandato. Così? A titolo di esportazione. E a chi l'hai portato? Te l'ho detto prima, si ne appuccica la tosse. Ah, ma che c'è che sta tosse? Parla, parla, vai parlando e poi si spiona. Perché qualche volta ci ho spionato a te? A me non ci sta niente a spionare. Limpida come l'acqua su giga su gente. E fatemi socchiare, Tito. Nato l'85, fatto punto e quanto ne tende. Da poveri e onesti genitori. Mia madre, Sofia Trombetta, faceva la lavandaia. E mio padre, Procopio Solimene, maniscalco. Rosalia Solimene, che sono io, e Vincenzo Baglioni, che aggiustava un bel e cofanatura, contrasse regolare matrimonio a D 2 novembre 1907. O giorno dei morti! E qual è una da più bella? Magnifico, va avanti, va che mi interessa. Va. Da questa riunione vennero tre figli una sola volta. E quando la levatrice portò la notizia a mio marito che stavo ubicato da presso, intenta il suo lavoro, tu hai cacaprinda la scaffarella. Cacaprinda la scaffarella per il singolo sopravvenuto che maturamente me lo capiva. Orfano di genitori, ambo due. Eterni tre. Ambo due, con tre figli da crescere, mi è andata a abitare al vicolo Salibor, il basso numero 80. E mi ha detto a venire, c'è Sciamosca che ha scelto le prime volte e capire le prime volte. E c'è Sciamosca me li fabbricavo io stessa e guadagnavo quel poco per portare avanti i figli miei. E al vicolo Salibore vi ha conosciuto donna Filomena, che i bambini giocavano tra i figli miei. Dopo 21 anni, i figli miei, non trovando lavoro, se ne andarono due in America e uno in Australia. E non ha già avuto più notizie. E rimanetti soli, e c'è Sciamosca che ha piene vere rotte, non parliamo che se non muovo sangue capo. E se non fosse stato per donna Filomena, che quando si è riunito con don Domenico, mi prese in casa con lei, io sarebbe finita a chiedere le elemosine sopra le scale di una chiesa. Arrivederci, grazie, è finito a pubblico. Chi ha portato le tre lettere non si è potuto sapere. Questa incompensia delicata che mi è stata profferta non la posso spoferire facendola diventare di dominio pubblico. Quando si è antipatico. La malignità ha assunzionato tutto a cuore. E quando vado si brucia. Non deve trovare parti. Mi ha costruito su buttone vicino a sta giacca, ok? E domani, se tengo tempo. Eppure una fettuccia un po' tanto. Comprate la fettuccia per la cosa. Permesso. E io pure. Portano una tazza di caffè. Porto lo stesso! Che è stato? No, niente. Ha detto che il caffè è freddo. Io ho detto porto lo stesso. E c'è bisogno di gridare, lo riscaldo e te lo porto. Tu che hai fatto, Alfredo? Sei stato dall'avvocato? Come no? Beh, non dici niente, lo fa quando viene. No, aspettate, ha detto in giornata senza altro, sì. In giornata viene? Sì. In giornata viene. E se non è buono? E caccia fa? Vuol dire che non me lo prendo. Quando scende me lo prendo al bar. Che cosa? Il caffè. Ah, no, dicevo se non è buono come mi sto regolando. Nel senso che se l'avvocato dice che non si può fare niente. Non è possibile! Non è possibile. E tu come lo sai? Come che ne so, quello è una schifezza! Bravo! Hai detto la parola sacrosanta. È una schifezza, ma cioè, l'ha fatta male, non l'ha saputo fare. No, quello non l'ha saputo mai fare. Ma c'è modo e modo, ma tu mi conosci, ricorri in appello, in tribunale, alla Corte Suprema, ricorri. Tanto mi va a morire la Madonna per una tazza di caffè, ma non vi compromettete. Ma che pure, tu questo caffè, ma che ce ne porti, sto parlando di Filomena. Ti sei scolato. Se non vince. Per vince. Di cosa si può parlare con te? Ecco, io non posso parlare con te, non posso parlare del presente. Ecco, con te si può parlare del passato. Tu del passato ti ricordi qualunque cosa, ma ti posso mai parlare del presente. Questo è il presente. Alfredo amoroso, tutto curvato, mezzo stonato, gli occhi appannati, la faccia appesa, mezzo di bambini. Per dinci. Per dinci.
legge, gli anni passano, e passano per tutti quanti, legge civile, vivere comune. Alfredo, la ricorda Don Mimì Soriano, un signorino Don Mimì, lo ricordi? No, ma perché è morto? Sì. Povero uomo, come mi dispiace. Mamma mia. Povero uomo. Non mi miso Oriana, a me che mi chiamavano da me. Erdince! Ti ricordi quella vita che. Quella vitalità, la notte faceva giorno e chi dormeva male. Non ci dà bene. Ma ricordo ancora quella. Quella ragazza a capo di moda, la ricordo? Gesummina si chiamava. Diceva sempre. Scappiamo, mi voglio bene, scappiamo. Cioè, e la moglie del veterinario? Ah, no, la moglie del veterinario, la ricordo, sì, sapete perché? Perché lei c'aveva una cognata che faceva la pettinatrice. E poi mi si è presa a questa ragazza e lei ci stava pure. Però dopo i nostri caratteri non si compaceva, la lasciai e passai a presa. Mi ho fatto tremare le più belle scuderie di Napoli. Ah, mattina quando scendevo per bacio truttuale. Io per non figurini. Figurine, questi elegante, un vasetto, un grigio, che chiste erano i costumi. Ma lui è appunto, era proprio alicante. Bella bombetta, la cravatta a rabbai, i guanti. Un grigio, tutto sistemato. I mediatori, mi ricordo, non appena c'era un esemplare nuovo, una razza di cavallo nuovo, subito me lo facevano sapere segretamente, che gli firmavo la sera. Le più belle scuderie di cavalli di Napoli, i più bei cavalli erano miei. Cioè, ma Alfredo, ma tu te la ricordi? Occhiargi! Asto! Che bella cosa, che bella cavalla! Era monumentale! Monumentale! Mi dovete credere, quando si guardava il di dietro di quella cavalla, sembrava una luna piena nel momento del risorgimento. Ma che bella cosa! Scurreva che la cavalla, scurreva che... Perché correva la cavalla? Asto! Quella qua con quel recito! Bella cosa! Per questo me la sei capettinatrice, sì, perché essa diceva che curavo troppo la cavalla e trascuravo lei. E quando venisse la cavalla, Alfredo Amoroso, nel bondando dispiacere, non ve l'avevo a vendere la cavalla, non ve l'avevo a vendere. Parigi, Londra, i corsi, a un certo punto di notte si partiva. Alfredo, pare in valigia, ma dove andiamo? Ma per Londra abbiamo premio, Tutto parti. Ma ti ricordi quella vita senza regole, senza controllo? Senza niente. Sentivano pata terne che nessuno mai, manco Dimo, poteva lo accoppare. E mo voi, Alfredo. Alfredo, mi sento stunato. E quello che faccio, lo faccio ancora per dimostrare a me stesso che non è vero. Sono ancora in grado di sconfiggere gli uomini, la morte. Lo faccio così naturale, lui che ci creda, mi convinca, mi stona, mi stordisca e combatto. E devo combattere. Domenico Soriano non si piega. Alfredo, tu che fate? Hai potuto sapere che cosa? No, ma che cosa? Qua non mi hanno detto niente, mi tengono all'oscuro di tutto. E poi c'è stata Anna Filomeni, dammi occhi. Io voglio sapere proprio che ci ho fatto. Cioè, ma insomma non hai potuto sapere niente? No, allora lo sai lì. Per detto di Lucia, con me Madda Rosalia Medesi, ha portato tre lettere urgenti per conto di donna Filomena. Tre lettere. E chi l'ha portata? E non l'ho potuto sapere, io ho domandato pure, ma non mi hanno detto proprio di niente. Lucia! La domanda. Lucia! Di Cassichella, sì, più questo. Io devo essere in giù, al salottino, vicino allo studio, ci sono un ottomano, va giusto a lei. Va bene. Ah, aspetta, a camera tua mi serve. Queste sono lenzuola pulite. Tutto piglia a prendere in tavolo. È la roba mia, c'ho la mia roba mia. Ah, c'è che mi serve, no. È la roba mia, ti piglia l'armadio in tavolo tu. Va bene. Ah, tu stai qua. Stai toccando lui. Vuoi sapere che cosa sono queste disposizioni in casa mia? Ecco, è che ci sono segreti tra marito e moglie. Mi servono altre due camere da letto. E per chi servono? Dei figli miei. Sarebbero state lì. Ma siccome una mogliata e tiene pure i bambini, si sta a casa sua e può fare tre su. Ah, ecco, ci stanno pure i nipotini. Ah, bravo. E come si chiama sta tribù che la tenevo nascosta? Ma mo' portano il nome.
Villa, porteranno il nome tuo. Non credo. Senza il mio consenso non credo. Ciorai. Ciorai. E cacci, capito? E caccia! Rosali, chiudete la porta! Signore, fuori ci sta la signorina Adriana con un'altra signora. Ah, falli entrare. Non vuole entrare. Io ho insistito pure, ma ha detto che è meglio che andate voi fuori. Si mette a paura alla Filomena. Ma smetta pure la Filomena, ce ne sono come un ristri in daga. Dai, falli entrare che ci sono qua, forse. Quella se la vede, la scotolea. Che cosa, frega? In questa casa comando io solo. Io sono il padrone, meglio che ce lo mettiamo bene in mente tutti. Signor, ha detto di no, ha detto che lei non risponde ai suoi netti. Ma chi c'è stato lei? Era un altro signore. Lei l'ha chiamato avvocato, ma secondo me si mette a paura. Questa è un'esagerazione. Ah, alla fine siamo tre. No, che cosa? A me non mi condanna proprio. Non mi sento oggi, valgo tre soldi. Ah, sono una curda di spada. Assolutamente. La prego, Domenico. Dopo la serata di ieri sera non intendo assolutamente ritrovarmi faccia a faccia con quella donna. Ma per carità, non è il caso, non dovete avere paura. Paura? Nemmeno per sogno. Non vorrei giungere a degli eccessi, ecco. Non è il caso, poi ci sono qua io. Anche ieri sera c'era lei. Sì, ma... sapete com'è, fu d'improvviso, io poi stavo mezza frastornata. Ma accomodatevi, prego, sedetevi, accomodatevi. Dove sta? Ma dove sta? Ma non ci pensate nemmeno. Se ci pensate è peggio, ma boh, non c'è in casa, boh, per me non c'è. Dunque, io abito alla pensione dove abita la signorina. Insomma, lì ci siamo conosciuti tempo fa. L'avvocato può dire chi sono e che vita faccio? Sì, ci vediamo la sera a tavola. Poi io in pensione ci sono raramente, sapete, tribunale, cliente, insomma, non mi interesso. Non ho capito. Scusi, Domenico, preferirei sedere al suo posto? Ha difficoltà? Ah, no, addirittura. No, assolutamente, perché come? Addirittura, poi. Sente più tranquilla ora, eh? Dunque, ieri sera raccontai il caso suo e di Filomena. Sì, ci facemmo un sacco di risate. No, io non ne risi per niente. Scusa, perché c'era poco da ridere. Sì, perché la signorina si trovava qui perché la feci fingere infermiera. Mi feci fingere? Io sono infermiera con tatto di diploma. Non gliel'ho mai detto, Domenico? Ah, no, veramente non è incessato modo. Beh, in fondo perché dovevo. Dunque, raccontai la preoccupazione di dover rimanere legato ad una donna senza avere il minimo desiderio. E l'avvocato mi spiegò esaurientemente come... Chi è? Chi è? Avvocato, perdonate, questa è una stanza di passaggio. Sapete com'è in tragedia? Vorrei che passassimo nel mio studio. Fatti di premura che mi sta veramente... Da questa parte? Da accomodare. Ci sono novità? Sentirai, ma sei palliduccia. Spadano, tocca. No, prego, entrate, accomodatevi. Non so se la signora Filomena esce subito. Grazie, mi seguo volentieri. Cos'è il giorno, eh? Voi? Sì. Da quanto tempo stai qua? Un anno e mezzo. O stai che sei una bella picciatella? Sì, non mi questo devo dire. Vieni a parte un magazzino mio. Tieni tu un magazzino? Ho numero 74, a chiaio, nel portone. Dove faccio le camicie. E che mi faccio di camisa, oh, ma vai a No, io sono uomini e donne.
All'uomo c'è mette, che se è femmina come a te, c'è lei. Beh, ma che siete pazzi? Ma chi mi ha detto? Io dico, signore. E quello là? Tuo, vero? E chi l'aveva visto? E fino a prima di me, mi hanno fatti loro. Ne, siete, che dici? C'è vino un magazzino? Non mi stanno qua. Ma chiaro. E ci vedi. È carina? E a me che me ne imposta? Perché mi fate il prete? Tras, mica è tras! Poi lui ci fa che un bagno scoronato poi! Che ci faccio che la salute tu? No, no, funziona! E allora un'altra miscione! Quindi a lui si scuola proprio niente, hai capito? Aspetta che la moglie ammala la signora! Ecco! Tenga la bottega solo, sapete? Scusate, c'avete un cerino? Non ce l'ho. E no, come? Voi siete parente? E voi siete di cirurgia istruttore? Come sarete? Più volete parlare, io no. Beh, ma non pare che mi arrivi in adesso pure te ne. O fosse un patatello? No. Non è il padre eterno, è un maleducato. E come sarebbe? E scusate, voi siete entrati senza badare che vi trovate in casa da altri, vado a bracciare la cameriera. Guardate a me, quanto paga. Ma ti lascio tutti lì, povero Dio. Oh, io. Ma secondo me sono tipo che si fa spunto. O vi prendete poco? Ma tu lo sai come mi scucciato? Poi trovo uno schiaffo che anche a stesso. Fammi vedere. Ma perché? Non ti sta paura di te? Io dividevo. Anche io. Pure. E chi è? Io no. Burkai, hai capito? Non lo controlla. Dunque, addio. Gli affari come vanno? Ringraziamati. E i bambini? Bene, bene. La settimana scorsa è bimbezzata con un po' di febbre, ma sta bene. Si mangiò 2 chili di nascosto dalla mamma. Fece una panza tosta che sembrava un tamburo. Io non c'ero, sapete, 4 bambini, l'uno l'altro, gli hanno sempre da fare. Ma per fortuna che noi di lì ce li piace tutti e quattro. Figuratevi quando Burgone, gli altri 3, piante, strille, se non burbura loro, another nation. Se mettono tutti e 4 in fila su Giorina lì, e io lo faccio, signore, sono bambini. Signora, io ho ricevuto una sua lettera. Il suo nome, Sicchetta Simpliciter, non mi diceva nulla. Ma per fortuna c'era l'indirizzo. E ho capito che questa signora Filomena, io la incontro quasi ogni sera per andare al giornale. E che una volta ebbe il piacere di accompagnarla proprio sotto casa, perché non ce la faceva a camminare a causa di un piede che le doleva. Quindi ho ricostruito. Già, ma facevo male un piede. Scusa, signora, ma di che si tratta? Il negozio va bene. E perché dovrebbe andare male? Certo, che se avessi tutti i clienti come voi dopo un mese dovrei chiudere. Scusa, signora, ma io parlo in faccia. Voi quando venite ai miei negozi faccio una mazzata in casa. E che so, questo no, quello no, ci devo pensare. E mi ha lasciato un negozio che può mettere a posto, c'è un facchino. Vuol dire che non vi darò più fastidio. No, per carità, voi siete la padrona, ma io sono una camicia a volte, ecco. Dunque, giù, vi faccio mandare a parlare, a chiamare per una cosa sì. Se ci vogliamo accomodare un attimo nella stanza a fianco, siamo un attimino più tranquilli, prego, accomodatevi. No, scusa. No, io senza essere avvocato però l'avevo previsto subito. La signora viene incomodata inutilmente, qua c'è sta l'avvocato Nocella che può darti tutti i chiarimenti sul caso. Si è sbagliata e se volete andare. E non vi sbagliate, bene, no, no, non me! Io non mi sono sbagliata. Li ho mandati a chiamare io che c'entri. Ma parlava innanzi a gente? Voglio scusate. 2 minuti fuori da terrazzo, potete aspettare. Sentite, signor, qua mi sembra che sia abusato della cortesia, altro io sono al negozio sono. Cazzo tratta una cosa seria da gente. Cammino fuori la loggia e come aspetto il lato, aspetto pure tu. Yes! Yeah.
Datele una tazza di caffè. Dunque. Dunque. Basta l'avvocato, parla con lui. I galeggi ci tengo poca amicizia. A ogni modo di che si tratta. Ecco, signora, ripeto, io in questa faccenda non c'entro. Allora che ci siete venuto a fare? No, non c'entro nel senso che il signore qui non è mio cliente. E lei mi ha mandato a chiamare. Allora ci siete venuti? No, vabbè. Vi ci hanno mandato. No, guardate, signore, è difficile che io consenta a qualcuno di mandarmi. Scusate, avvocato, avete pazienza. Fa parlare. E parlate. Di questo fatto me ne ha parlato la signorina. Dov'è la signorina? Avvocato. Voi chi me ne ha parlato, me ne ha parlato, non ha importanza. Andiamo alla conclusione. Stava a dirvi, vabbè. De no coraggio ci caffone. Chiamando l'avvocato. Insomma, per il caso espostomi, non so da lui, dall'altro, insomma, con fatti che succese, per il fatto che è successo, signorina, c'è l'articolo 101 che ho trascritto. Permettete, ve lo leggo. È chiaro, guardate. Articolo 101. Matrimonio in imminente pericolo di vita. Nel caso di imminente pericolo di vita, eccetera, eccetera, insomma, spiega le modalità. Ma l'imminente pericolo di vita non c'è stato. Perché secondo la versione del signore, la vostra, è stata una finzione. E cioè i testimoni. Rosalia, Lucia, Alfredo. L'infermiera, sì. Appena se n'è andato il prete si è alzato dal letto e ha detto: "Dondomè, auguro felicissimo, siamo marito e moglie". No, 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 e non è così. Stiamo scherzando. Ci sta a vostro vantaggio l'articolo 122, violenza e terrore. Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi, il cui consenso può essere estorto o escluso per effetti di terrore. Insomma, in base all'articolo 122 il matrimonio viene impugnato. Non ha la vita. Io ti ho sposata perché tu dovevi morire. No, non è così. È che scherziamo. Il matrimonio non può essere sottoposto a condizioni. Non è che io ti sposo se tu muori, no. Quello ci sta proprio l'articolo, che io non ricordo bene il numero. Insomma, se le parti giungono a un termine o una condizione, l'ufficiale di stato civile o il sacerdote non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Sì, no, avete ragione, ma siccome voi avete detto che l'imminente pericolo di vita non c'è stato. Non c'è stato, ecco. E in base a quell'imminente pericolo di vita, hai capito? Ma state zitto, che manco tu hai capito niente. Avvocato, spiegatevi bene, chiara, alla napoletana. Signor, qua sta l'articolo, leggete voi stessi. Via, cazzo, mannaggia. Insomma, signore, siccome voi non siete stato punto e morto, il matrimonio si annulla, non vale. Non va. Non vale. Va. E un prete? Il prete. Il prete vi dirà lo stesso. Anzi, vi dirà che avete oltraggiato il sacramento. Signora, non vale. Non va. Non va. Va. Aveva morito. Ecco. Ah, se muoveva. Allora sarebbe stato validissimo. E lui si poteva ammogliare un'altra volta, poteva avere dei figli. Sì, ma sempre da vedovo. Quest'altra probabile donna avrebbe sposato il vedovo della defunta signora Soriano. Ah, ecco, sarebbe diventata la signora Soriano. Morta. Bella soddisfazione. Ma insomma, avvocato, uno passa tutta la vita per si formare una famiglia e la legge non per me. E che giustizia che sta, avvocato. Sì, ma la legge non può sostenere un vostro principio, sia pure umano, rendendosi complice di un espediente perpetrato ai danni di un terzo. Insomma, Domenico Soriano non intende riunirsi in matrimonio con voi. E ci devi credere, ma se non ci credi puoi anche consultare un avvocato tuo di fiducia. Questo sì. Se capito, sospettoso com'è, avvocato. No, lasci credere. Sì, io verci credo. Non perché mo dici tu che avviene tutto l'interesse. Non perché mo dici l'avvocato, perché l'avvocato non ci crede. Né conosco. Ma guardando in faccia, ti credo che non ti conosco. Se tu andate là davanti con me prima, ti sei calmato e acquistata la stessa aria padrona. Tu la bucina me l'avessi ritto con l'occhio intero, senza mi guardare in faccia. Perché tu bucina non ne sai dire.
Sì, io perce, credo. Luca, procedi. Se mi date mandato. Sicuramente. E io ma! Io nemmeno te voglio. Avvocato, procedete legalmente. Non ne voglio nemmeno. Non ne ho pere che stai un punto di morte. Non ne ho pere che stai morendo. Voleva fare una truffa. Voleva rubare un cognome. Ma conoscevo sulla legge a me, che la legge che fa lì, non che la fa chi altro. A voi, venite a casa. Ciao, Filomena, ma tu ha un... Tanto sì! Ma io vi si tuoi. State massimo. A sta gente. O mondo con tutte le leggi e con tutte le diritti. O mondo che si difende con la carta e capito. Domenico Soria è l'avvocato. E qua c'è sto meglio. Filomena Martura. Che le caleggia so e che non sa chi ha. Perché ha gente. Domenico Soria me l'ha sempre detto. Avessi visto mai una lacrima rinda a chi studia. E io senza chiare l'ho ferita. L'occhio mi sono asciutto come mallesca. Ma sei da figli? Oui, Filomena! E chi sei tu? Che non vedi scelici dei figli mica lo so. Avvocato, che sta a leggere un mondo, ma prometto o no? Ma sei da figli? Sono Filomena Martura e non ci sta bisogno di parlare. Voi siete giovanotta e a me vi tentise parlare. E me non ha già ricevuto niente. Ma fino a quando ne avevo 17 anni, sì. Avvocato, vi sapete chi li vasce? I bassi. A San Giovanni, le Vergine, a Furcello, il Tribunale, o Pallonetto. Niente. A fumica. La stagione si respira poco calore perché la gente è assata. E al vierno fritto ti fa spattere. A non ci sta luce manca a mia timore. Scusate, io parlo napoletano, dove non c'è luce nemmeno a mezzogiorno. Chi ne è gente? Allora è meglio fritto che un calore. Rinda non esce chi la piccola Salibori ci stavi con tutta la famiglia mia. Quando è? Napo. E la famiglia mia non sa che fine ha fatto. Non voglio sapere, non mi ricordo. Sembra che faccia udata, sempre in urto l'uno con l'altro. Ci coricavamo senza dire buonanotte. Ci susseremo senza dire buongiorno. Una parola buona. Mi ricordo mai la ricetta di mio padre. E quando mi ricordo tremo. Mo, batta. Mi ricetta. Stai facendo rosso e che non c'è sta niente che mangia ossa. Io calo. A notte quando si chiudeva che la porta non si poteva respirare. A sera ci metteremo tutto quanto a tornare a Natale. Uno piatto rosso senza 50 forchette. Forse non ero vera, ma pareva che ogni volta che metteva la forchetta in due piatti, ma se devi guardare, pareva che me le avrà rubate che non mangiava. Tenevo 17 anni, la strada camminava nel signorino vestito bello, che belli scarpe, passavano sotto le braccia dei fidanzati e io guardavo. Una sera, contro una compagna mia che non la conoscete talmente che stavo vestito bene. Già. Forse allora mi pareva bella tutta cosa. Mi ricette, oi, ma tu perché sei ancora così come? Vieni. Così. Non dormiete tutta
E conoscete a te, la torre curta, che la casa mi pareva una reggia. Tornai la sera a Vicolo San Liborio, il cuore mi sbatté, pensavo, metteranno fuori la porta, non mi guarderanno più in faccia. E invece no, chi mi reva a seggi, chi mi abbracciava, e mi guardavano come uno superiore a loro, che da soggezione. Solo mamma quando io ti ha salutato nei miei occhi, chi ne lacrime. A casa mia non ci torna più. Nulla ci ha acceso i figli. A famiglia, per 25 anni ci ha pensato. E vaggi cresciuta, vaggi fatto uomo, non ci rubata isso per crescere. E vabbè, ma basta. Certo, che dovevate fare più di quelle che avete fatto? Vorrei dirvi tante cose, ma mi risulta difficile parlare. Vi scriverò una lettera. Non so ce leggere. E ve la leggerò io stesso. Ah, se n'è andato. È carattere, non ha capito. Domani passo al negozio e gli pare. E voi me lo vedete con me, la casa è piccola, ma c'è indica, non c'è saputo un po' che luce te. I loro bambini domandavano sempre, ah no, 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 ne morì c'è una festa di mondo, dicevano, mi mo caro mamma lei dica che sta, no, non la sento, viene lui. E non c'è il neanche. E io amo. Aspetta, due minuti, puoi aspettare fuori il palazzo. Ha già ricevuto due parole a Don Domenico. Poi scendete? Sì, sì. Ti ho già chiesto il Rucerino, ma devi stare a combinare. Ma io non lo so. Avvocato, due minuti. Signor, io me ne vado. No, no, veramente, due minuti. Mi fa piacere che ci siete pure voi dopo che ho parlato con Don Domenico. Prego, avvocato. Io me ne vado. Dì all'avvocato che procedesse legalmente. Io non nego niente e ti lascio lì. E lo credo. Mi chiama la sua milionata senza fare tutte queste complicazioni. Rimane mi manda a pigliare roba a me. Sei una pazza, questo sei. Ho voluto guastare la pace di quei tre poveri giorni, non mi capisco quale criterio. Che glielo hai detto? Perché uno è che di tre figli a te. E chi te crede? Uno è che di tre è figli a te. State zitto. Tu potevi dire che tutti e tre erano figli. Ci avresti creduto. Te lo facevo credere, ma non ero peggio. Te lo potevo dire prima. E tu avresti dispersato gli altri due. Io li volevo uguali, senza particolarità. Ah, già. Ma fino mai valga, non io vedo. Io vero, io vero. Tu non ti ricordi. Non ti puoi ricordare. Tu partì, non a Ricci. E corsa, e ferma. Una sera, una che lì tanto, che quando veniva mi arriva la carta a scendolina. Una sera, mi riciste, finito. Facciamo a prega, ci vuole mai. E studia sta luce. E che la sera ti ho detto, bene, veramente. Tu no, tu facciste finta. E quando abbiccia sta luce una volta, mi resta la solita carta a scendolina. Io ci segnai sopra il giorno e la data. Tu lo sai che i numeri li so fare. Tu partisti e io ti aspettai come una santa. Tu non ti ricordi quando fu. E io non ti dissi niente. Dissi che la vita mia era stata la stessa. Tanto è vero.
che quando capì che non avevi capito niente, fui la stessa un'altra volta. E chi è? No. Che sono un dottico. Anna essere uguale tutte e tre. Non ne ho vedi. Non può essere. L'avresti detto allora. Per tenermi stretto in una mano, per tenermi legato. L'unica arma sarebbe stato un figlio, e quest'arma tu, Filomena Marturana, l'avresti usata immediatamente. Me l'avessi fatta a Cipri. Come la pensavi allora e come la pensi tutt'oggi. Non io, ma a cinque volte l'avessi fatta a Cipri. Ma ti ha paura di tutto. Solo per me. Solo per me. Ecco. Tuo figlio. E chi è? Anna essere uguale a tutte e tre. E su. Sono figli tu. Sono uguali, no? Non lo voglio vedere. Non li voglio vedere, non lo conosco, non li conosco. Va, a noi. Ti ricorda ieri, quando ti dicevi non giurare. Perché sarei un giuramento che non potessi mantenere. E muraresti dannata se io non mi venissi a chiedere le elemosine tu a me. Io perciò ti dici. State buono, non mi. State buono. Ah, e ricordo che se quella che eri, tu e i figli miei, i tacci. Ma non come mi dici tu, come mi stai dicendo da 25 anni. Come tu dici, Filomena Martura. Tacci. Capito? Venite! Venite, avvocato, venite! Venite! Sì! Rosani, via, ti vado là! No, non piace, non quasi. Rimane mamma a pigliare la roba mia. Vi saluto a tutti quanti e scusate ancora, avvocato. Ah! Rummi! I tutti i cannanzacci! Non dicere niente che le chiedaggi lì. Viene a te per te. Le certi botaca. Ci teniamo segnato sopra un conticino. Un conticino che mi serve. Tieni me. E figlio, non si fa. Uscita.
Sono andata a fare una commissione per Filomena. Che commissione? Siete geloso? Geloso? Sono andata al vicolo Salibori. Vicolo Salibori a fare che cosa? Un vicolo veramente geloso. Geloso? Non accorgevo mo. Io scherzi, vuol dire, ma non dici niente a Filomena perché lui non lo può far sapere. Se non lo far sapere non me lo dico. No, perché io penso che faccia bene a dirlo. Mi ha fatto portare 5.000 lire e 50 candelabri per andare in casa. E mi ha fatto dare l'incarica una vecchiaia che provvede sempre per la lampo per i fiori e per la cerca. Per appiccia il candele e si è preciso. E sapete perché? Perché per sé è fissato un matrimonio. Andiamo lui sposato a casa, appiccia il candele e non andiamo a andare in casa. Ho capito. Una santa, sposata, una santa. E se è pure in giovanile, mi pare una figliolella, quando è bella. Io ci dicevo, se mi pare che Don Domenico si scudava i ha voluto un nuovo matrimonio, che facciamo? Con un puntiglio. Ma io è come se ha funzionato e mi sta andando all'occhio. Ma Rosalia, adesso andate da Filomena che avrà bisogno di voi. Sto andando, sto andando. E se non era per lei, finivo male io. Mi prese in casa con lei e qua sono rimasta, caressa e camore. Fate voi. E io tengo tutto pronto, che ha già fatto? La camicia lunga bianca con puzzotte e merlette, calze bianca, mutanda, cuffie. E sta tutto in un diretto, lo sappiamo io e Filomena. E se mi deve vestire, perché io non tengo nessuno. Se poi tornassi nei figli miei, io ci tengo sempre una speranza. Permettete. E va bene. Alle 6, la funzione alle 6. Va poco, ma tu dai l'appuntamento, insomma. Io sono stato puntuale. Ma voi avete detto alle 5, io sono un quarto d'ora ho tardato. E niente, niente. Ma l'appuntamento si intende sempre una mezz'ora dopo. Se alle 5, alle 5 per le 5 e mezza, e sei mancano quattro. Ci hanno appresso, ho messo bene. E lì, io tengo quattro figli, allora non ce ne compro più. Perché chi cattiva mi ha sposato tutto quanto a loro. Tu te ne vedi. Buonasera. Buonasera. Ok, e non parlate più, stavate parlando. Già. Beh, si parlava e poi... così. No, dai, non va a venire a parlare. Me l'hai visto a me, eh? No, vabbè. Fatto tardi all'appuntamento. Sì signor, Don Domenico. Tu invece sei arrivato in orario. Sì signor, Don Domenico. E tu? In orario, Don Domenico. Che state in piedi, sedete. Ci possiamo vedere. Oh, grazie. Grazie. Alle 6, la funzione è alle 6. Il tempo c'è. Alle 6 viene pure l'organista con il parroco. Siamo tra di noi, Filomena non ha voluto nessuno, neanche i dipendenti dei due negozi. Meglio così. Meglio così. Vi volevo dire una cosa. Sì, prego. Dite.
Beh, ve l'ho detto già un po' di volte. Voi quando mi chiamate, vero? Don Domenico, non mi piace. Già. Sì, ma non già avete detto come vorreste essere chiamato? Non ve l'ho detto perché pensavo che l'avreste capito voi. Scusate, io stasera sposo vostra madre. Domani ho già preso appuntamento con l'avvocato per la pratica che vi riguarda. Voi domani vi chiamerete come me. Soriano. Ecco, vedete, rispondo io. Perché credo che tutti e tre siamo pervasi dallo stesso sentimento. E noi non siamo dei bambini, siamo degli uomini. E non possiamo chiamarvi come generosamente e giustamente proponete di chiamarvi. Sapete, certe cose bisogna sentirle dentro. E tu, dentro di te, non senti questa necessità, questo bisogno di chiamare a uno, me per esempio, papà? Io non saprei mentirvi e non lo meritereste. Almeno per il momento no. E tu? No, io nemmeno. Beh, allora tu? Io nemmeno, tanto me. Col tempo, sì. Un po' con l'abitudine. Sì, beh, ma mi fa piacere, che, di trovarmi in mezzo a ragazzi come voi. Tutti ragazzi seri, bravo, ognuno di voi lavora, chi in un campo, chi in un altro, insomma, ognuno di voi con la stessa tenacia, con la stessa passione. Tu sei impiegato? Sì. E a quanto mi risulta svolgi il tuo lavoro con serietà ed orgoglio? Scrivi pure qualche articolo? Qualche novelletta. E la tua grande aspirazione sarebbe quella di diventare un grande scrittore? Io veramente non ho questa pretesa. Sei giovane, capisco che per riuscire in questo campo ci devi avere passione, ci si deve nascere, ecco. Io non credo di esserci nato, non dove, sapete quante volte preso dalla sfiducia, dico tra me e me, un beh, è sbagliato, la tua strada non è questa, la tua strada è un'altra. E quale sarebbe potuta essere? Come? No, dico, che altro ti sarebbe piaciuto fare nella vita, insomma, le tendenze, i gusti. Domenico, sono tante le aspirazioni di quando si è ragazzi. Quella poi, la vita è tutta una combinazione. Sì. Io per esempio, come mi ritrovo in negozio a Chiaia? Perché facevo l'amore con una camiciaia. Hai fatto l'amore con parecchie ragazze tu, eh? Ti piacciono le donne? Beh, è così, non c'è male. Sapete che? Non riesco a trovare il mio tipo. Che sta, ce ne vedo uno e penso, questa è lei, e subito penso me la sposo. Poi ne vedo un altro e pare che mi piace più assai. E beh, non mi faccio capace, c'è sta sempre una femmina più bella di quella che hai conosciuto prima. È giusto. È una dannazione. Uno magari vorrebbe anche fermare l'attenzione definitivamente su, ma che lo vuoi. È brava. Tu sei più calmo, più riflessivo in materia di donne, Fino a un certo punto, non domenica, con le donne di oggi c'è poco da essere riflessivi, Tu quando cammini per strada, ovunque ti giri, trovi sempre belle ragazze. E capirete, la scelta è un poco difficile, Ma che già fa? Io tanto ne cambio fino a che non trovo quella che dico io. Già, perché le donne piacciono pure a te. E a te, A te come ti piacciono i film, no? Io mi guai presto presto. Conobbi mia moglie e ti saluto. E adesso devo stare con te per dire una scala. Sapete, con mia moglie non si scherza. Ma non perché non mi piacessero le donne, ma perché io metto a paura.
cantavo. Sì, sapete com'era l'epoca delle serenate? Ah, sera ci mettavamo sopra una terrazza con 4-5 amici una sera di luna, ognuno portava la ragazza e finiva sempre a mandolino, chitarra, canzone. Di voi chi canta? No, io no. E io nemmeno. Io sì. Tu canti? Sì, sì, da volte che canto sempre. Sai che mi facessi a lavorare? Fammi sentire qualche cosa. No, che faccio sentire? Quello che vuoi tu, a piacere tu. Ma non sapete, con questi qua mi vergogno. Ma perché, scusi, tu in bottega non canti, la stai in strada. Ma lei è un'altra cosa. Vabbè, tra di noi. Ah, sapete una serie di Santa Chiara? Come no? Mu... No, no, ci perderò palo. Una serie di Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro, ma perché? Perché ogni sera... No, basta, basta, che cos'è? Che voce l'hai, la voce? Perché questa non è voce. Ma con questa voce devo cantare pure io. Perché io no? Ma con questa voce possono cantare tutti, non lo so... Ma non è niente di particolare, così. È una voce discreta, così, una voce. Fammi sentire tu. Sì, no, per carità. E mi chiede, e mi chiede che tenga la faccia lo steghi. Oh, così, appena prima. Così mi fa piacere. Una stella santa chiara, tengo cuore scura scura, ma perché ogni sera pensa a Napoli. Non state zitti, che è meglio, non è... È l'emozione, quello gioco brutti scherzi. Che l'avete. E mi faccio capace, tre napoletane che non so hanno cantato. Avete stonato, niente particolare. Teresi, impressione, tu qua impressione, ma difetti ci sta. Ma non vedete solo voi questo difetto della Filomena mia? Che mangio poco, tanto niente che serve. Beh, tu ti la faccia tosta. Tu sei capace di negare faccia a faccia. Allora devo dire che ci sta il difetto. Buonasera, mamma. Buonasera, auguri. Auguri. Ah, voi state locche. Buonasera. E sai perché ci sta il difetto? Perché quando il taglio sta fermato, tanto si contento quando riesce a ricavare questa rete va a vincere la tua. Guarda. Oh, no, no, è già ci capito. Apriti, avvicinare la tua con un vestito fatto di capitare la stoffa e fatto avanzare un vestito figlia. E se dicete che se mi facete pigliare, certo, quando la stoffa resa, ma non sacrifica mai il cliente, non sarei riuscito. Ma figlio mio, questa è una bellezza, ma che ti proprio la sposa. Ma come aveva venuto il vestito? Non ti aveva rubato, hai capito? E se dicete, così non aiuta, dice, allora rifacciamo Mario. Ne ha già una mano, non dice se mi è rimasto tante roba. Ma scusa, io ti dovrei parlare. Ah, Maronna, sti scarpe. Ti fanno male? Leva dillo, te ne metti un altro paio. Mi arricciano. Teresi, scusate, abbiate pazienza. Se me ne andate ci fate piacere. E come no, me ne vado. Auguri e buona fortuna. Ma come aveva venuto il vestito? Guarda, come ce l'ho. Ma io mi facete mai cortesia. Date, fate bere qualche cosa, compare a compare che stanno solo, magari lo fate compagnia, lo sai, magari sì. Compagni. Tu hai sbagliato professione, tu dovevi andare a stancare. Come sono quelli le gambe? Come stai bella, figlio mio? Sei tornata giovane. E resti stesso quieta, tranquillo, ti direi che tu potresti ancora far perdere la testa ad un uomo. Ma pare che non ci manca niente. Sto così stonata stamattina. Io invece non sono tranquillo e non sono serena. Che vuoi stare tranquillo? Uno può fare affidamento solo un coppa a lucina. Rosaria e Alfredo sono due vecchi. Tu cambia discorso. Tu stai pensando esattamente quello che sto pensando io. Questa tranquillità, questa serenità me la puoi dare tu solamente, figlio mio. Sì.
Tu hai visto che io ho fatto tutto quello che dicevi tu. Dopo l'annullamento del matrimonio ti sono venuto a cercare, e non una ma tante volte, perché tu facevi dire che non c'eri. Sono stato io che sono venuto da te e ho detto: Filomè, sposiamoci. E stasera ci sposiamo. E stasera ci sposiamo. E sei felice? Almeno credi. Come no? E allora Ava sta felice pure a me. Sì. Se tu sapessi quante volte in quest'ultimo tempo io ho cercato di parlarti, ma non mi è riuscito. Ho sempre cercato in qualche modo di sconfiggere questa mia ansia, questo mio senso di pudore, insomma, una soggezione che io non avevo mai riscontrato in me, ma vabbè. Ma ad ogni modo, non mi è stato possibile, ci ho rinunziato, capisco. L'argomento è delicato e a me stesso dispiace metterti di fronte all'imbarazzo di certe risposte, ma... Ma noi stasera ci hai mai sposato? Non c'è tempo. Noi stasera ci troveremo inginocchiati davanti a Dio. E non come due giovani che si ritrovano così per aver creduto amore, un sentimento che poteva essere soddisfatto ed esaurito nel più normale e naturale dei modi, ma noi no. E noi la nostra coscienza l'abbiamo vissuta. Due coscienze formate che hanno il dovere di comprendere il loro gesto, diciamo, fino in fondo, e se ne devono assumere in pieno tutte le responsabilità. Filomè, tu lo sai perché mi sposo. Io no. Io so soltanto che ti sposo perché tu mi hai detto che uno di quei tre è figlio a me. Solo per questo. No. Perché ti voglio bene. Siamo stati 25 anni insieme e 25 anni rappresentano una vita. Nostalgie, ricordi, gioie, dolore, poi... Poi perché l'ho capito da me, mi troverei sbandato. E poi perché ci credi, capito? Ci credi, sì, ovvero, ci credi. Certe cose si sentono, ci credo, e perciò ti sto parlando così. Filume, a notte non dormo. Io sono 10 mesi da quella sera che io non ho trovato più pace, non dormo, non mangio, non mi diverto, e tu lo sai, io sto sempre a casa. Se tu sapessi che tengo in tasto cuore, la cosa che mi ferma è il respiro, mi devi credere, io certe volte faccio così, e il respiro si ferma qua. E tu... E tu non mi puoi fare campà così. Tu sei una donna che ha vissuto, che conosce il mondo, ma santi di Dio, ma che sa pure un po' che è bene. Non mi puoi fare campà così. Quando mi dicesti non giurare, non giurare perché te ne troveresti pentito se io non mi potessi venire a chiedere l'elemosina tu a me,
io non giurai, allora io l'elemosina te la posso vendere. Io te la chiedo baciandoti le mani, il vestito. Ma tu mi devi dire chi è mio figlio. Me lo devi dire per te stesso, per non dare l'impressione che me stai facendo un ricatto, che io ti sposo lo stesso. Ricordate il film, io ti sposo lo stesso. Te lo giuro, parola di Calandù. Tu vuoi sapere? Sì. E tu dico. Aiutalo allora. Tiene 4 bambini. L'operato. L'idraulica, come dice Rosalì. È un simpatico giovane. Onesto, lavoratore. Che si è ammogliato così presto. Questi giovani di oggi, non appena un evento giorno, subito vogliono un matrimonio, la famiglia, i figli. Quello con una botte cucce da niente, tu capisci, quello tiene 4 bambini. Ah no, ma si provvede. Ma no, si deve provvedere. Immediatamente, con un capitale a disposizione, si impianta un'officina con degli operai, non magari fa da padrone. O un negozio, un negozio. Un negozio in una strada principale, che io ho delle conoscenze, sai come questi negozi, questi... Guarda, guarda, proprio l'operaio, quello che tiene 4 bambini, il più bisognoso, sai, fino a me. Era mamma che ha dato, ad aiutare chi ha più bisogno. Ma tu non c'è più. Tu sei furbo, tu non c'è creduto. No, è Riccardo, o commerciante. Camiciaio? No, è Umberto, o scrittore. Ancora, figlio. Ancora. Tu mi hai distrutto, tu mi hai ridotto niente. E ancora muore che spalla bacio. Ma non c'è sta niente da fare, sei sempre tu, sei bastis. Filumena, eccola, la sei sempre tu. Sentiamo buono, non mi. Poi non ci torniamo più su. Io ti ho voluto bene con tutti i forzi della vita a me. Andando agli occhi mi tu il tutti. E ancora ti voglio bene. E forse più è prima. Che hai fatto? Che hai fatto? Hai voluto soffrire a forza. Ma come? Il patatetto ti aveva dato tutto per essere felice. A salute, a presenza, a me. A me che per non durare dolore mi sarei stata zitta. Non avessi parlato manco un punto di morte. E tu? Tu saresti stato un uomo gentile e generoso che ha fatto bene a 3 disgraziati. Non mi ti mandare uno, non mi ti mandare perché, non tutti, non do posso riuscire. E tu devi essere galantuomo, ma non domandarmelo più perché. Vedi bene che ti voglio. In un momento di debolezza, e sarebbe la nostra novità. Ma come? Non hai visto che come appena ti ho detto che tuo figlio era l'idraulico, hai cominciato a pensare, oh capitano, il grande negozio, perché tu giustamente ti preoccupi e dici, i soldi sono i miei, e cominci a pensare, perché non lo posso dire che sono tuo padre, e gli altri due chi sono, e che diritto te, l'inverno, rubi l'inverno, ma non capisci che chi ne sarebbe capace di saccire tra di loro? So 3 uomini, non so 3 guacciù. Non pensa a me, non pensa a te, pensa a loro. Rumi, noi un bel figlio l'abbiamo perduto.
I figli sono quelli che si danno in braccio quando sono bambini. Quelli che quando stanno malati daranno preoccupazione perché non sanno dire che le cose sentono. Quelli che ti corrono incontro, che braccello aperto e ti chiamano papà. Quelli che viene a venire a scuola, che manello freddo, con un asilo rosso e ti cercano una bella cosa. Ma quando sono grossa, quando sono uomini, o sono figli tutto quanto qua, lo sono amici. Guarda, Rumi, tu stai ancora a tempo, ma non te ne voglio. Lasciamo stare cose come stanno e ognuno va per la sua strada. È venuto che sacerdote. Mamma. Sì, Filomè. Lasciamo stare le cose come stanno e ognuno va per la sua strada. Guagliù, Luigi Dumone, io vi devo parlare. Sono un galantuomo e non posso ingannare nessuno. State massa a dire. Sì, sì, va. Volevo. Quando due si sposano, è sempre il padre che accompagna la sposa all'altare. Qui i genitori non ce ne sono, ci sono i figli. Vuol dire che due accompagnano la sposa e uno lo sposo. Vogliamo mamma accompagnare me noi. Che ore sono? 6:05, mamma. Rosario, non ci pensate, se si avvicina il cannello pure là. Gli altri per le mamma, gli altri. Signora, nessuno invitato, nessun banchetto, ma una bottiglia in famiglia ce la possiamo bere, no? Questa è roba buona e ci aiuterà a dormire. Ecco l'acqua. Che fa l'acqua? Ah, signora. Dice la signora che l'acqua di queste serate è di cattivo augurio, va? Fa una cosa, vi chiama
a Lucia e Alfredo, dicendo che se potessero bere un bicchiere di vino con noi. Alfredo amoroso, bevitore, bevitore, conoscitore, montatore, guidatore di cavalli da corsa. Io non ho qua vicino. Anche, no. Anche, Lucia, venite pure voi, venite. Venite a pigliare un bicchiere di vino con il signore. Ecco, mi presento! Buonasera! Che faccia lì? Vieni pure tu, fino a me, vieni. Alfredo. Alfredo, senti a me. Ti ricordo quando i cavalli nostri correvano? Erdince! Erdince! Si sono fermati. E si fermarono tanto tempo fa. Ehi, lui, io non volevo credere. È logico. Ma già capite che saranno fermata da tanto tempo. Non hanno corrono più, altri. Ma hanno corrono di sti qua, vedi? Che sono giovani, sono. Sono pulite di sangue. E figuro quello che faccia prima se volessimo fare ancora i cavalli nostri. Sì, da me, Alfredo, fare scialima, ridere la gente. Errore! Bevete. Che faccio lì? E i figli sono figli, va bene. E dove ci sono i figli c'è provvidenza, lo so lì, è sempre. Quando in una famiglia ce ne sono tre o quattro, cinque, sempre succede che il padre ha un occhio speciale, un riguardo per uno dei 4 o 5, o perché è più giovane, o perché è dispotico, nervoso, più brutto, ma gli altri figli non ne hanno a male, lo trovano giusto, è quasi un diritto del padre. E questo tra noi non ha potuto accadere, perché come vedete la nostra famiglia si riunisce tardi. Beh, meglio così, vuol dire che io quel bene che avrei avuto il diritto di dare a uno di voi, io lo distribuisco tra tutti e tre. A saluto. Allora. Voi domani venite a mangiare qua, eh? Sì, grazie. Beh, adesso ce ne andiamo perché mamma è stanca e quello che lo sa. Sì, dai, mamma. Buonanotte. Voglio uscire? Sì. Buonasera, papà. Buonasera, grazie. Ve ne andate così, datemi un bacio, no? Ci rimaniamo qui, eh? Tutte le preoccupazioni, l'ansia di questi ultimi giorni. Babbo, lascia stare. Ho finito tutto. State tranquillo, va? È finito tutto, mo riposati, va? Riposa. È pure una bella serata. Vieni con l'altro lazzo, fino a vieni. Stanaria. Si è arrampagato. E
E pensate, io pensavo stanca. Ma non ne pensavo più. Non ne correre più. Fino a me. E figli sono figli, va bene. E figli sono figli e sono tutti uguali. Tutti uguali. Hai ragione, Filomè. Hai ragione tu. Ringraziamenti. No, in primis ci tenevo a dire una cosa sullo spettacolo. Filomena Marturano è l'ennesimo lavoro che abbiamo fatto, e quando dico lavoro. Abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo messo tutto noi stessi in questo spettacolo, ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine. È la prima volta che ci troviamo in questo bellissimo teatro, io particolarmente ci sono particolarmente affezionato, e per me è straordinario ritrovarmi qui sopra con tutti voi, quindi il primo applauso va a voi. Allora, in primis è doveroso ringraziare gli sponsor della serata, e cioè P2
Pizza Amor, che è un ristorante pizzeria in via Caprio Maddaloni 160 a Caserta. Poi Pada Detersivi in via Armando Diaz a Crispano, la caffetteria Caruso in via De Gasperi di Caivano e Baricchia SRL, cablaggi ed assemblaggi elettromeccanici, viale delle Industrie San Marco Evangelista. I fiori di Cigala Luigia, San Marco Evangelista, piante e fiori da Pina, San Marco Evangelista e Florea di Caserta. Grazie di cuore. Ok, il fonico della serata Gennaro Frezza. E i nostri genitori, i montatori di scena e in particolare Pasquale Del Prete per averci messo a disposizione sempre e come volevamo il camion. Musiche, prego. Le musiche originali, la musica originale è di Domenico Angelino. Dato sta? Ok. Ciao. Trucco e parrucco di Pamela D'Aiello. Suggeritrice Dalila D'Aiello. Tecnico audio e luci Daniela Merenda. Allora, dove hai scritto tu, Cangoppe? Maria Palmiro e Luigi Carozza. Poi le hostess di sala Marica Crispo, Igor Busco e Nicoletta Carozza. Poi è doveroso ringraziare una persona che ci è vicina sempre anche per questo spettacolo, soprattutto per questo spettacolo, e che io in particolar modo quando siamo in prova e quando siamo in prova verso le ultime prove mi fa piacere avere un occhio esterno che magari possa vedere come e se funziona lo spettacolo. E devo dire la verità che sono stato fortunato perché ho ritrovato innanzitutto un amico che stimo e che voglio bene, il nostro amico Pasquale Brasilio. Allora, infine per questi due ultimi ringraziamenti invito a salire qui sul palco e invito anche il presidente dell'associazione perché c'è un pensiero da dare ed è giusto che sia dato da lui e a nome di tutta la compagnia e l'associazione. Allora, dicevamo, voglio premettere una cosa, dicevamo che alcuni giorni fa è andata in onda un nostro spettacolo su GT Channel, canale 650 del Digitale Terrestre, cioè Dolore sotto chiave. Durante il salotto che è stato fatto con la conduttrice ed attrice Eva De Rosa, noi abbiamo detto che ciò che vogliamo salvare in assoluto in questa società è il teatro. Perché? Perché il teatro ci accomuna, ci fa ritrovare tutti quanti insieme, c'è fratellanza, c'è amore, c'è gioia, c'è nervosismo, non vi dico quante ce n'è stato, c'è sopportazione reciproca, ecco. E forse questo spettacolo, Filomena Marturano, per noi ha significato tanto a prescindere, ma ha significato tanto perché tutto quello che ho appena detto si è avverato e si è concretizzato. Ci siamo trovati qui per la prima volta in questo teatro e persone che non dovevano sentirsi in dovere
non avevano motivi validi per farlo, ci hanno aiutato. Ed è una cosa grandiosa avere avuto la collaborazione di tante e tante persone, in particolare chi ha curato parte, buona parte, se tutta l'organizzazione di questo spettacolo, Alfonso Ratto. Che lo invitiamo qui sul palco per un pensiero che c'è stato da parte dell'associazione. Vieni, vieni Alfonso. Ci hanno severamente evitato di salire questa scala, però non decide niente. Vieni, vieni Alfonso. Questo è da parte dell'associazione. La compagnia Associazione Teatrale Fratello Sole e Sorella Luna ringrazia Alfonso Ratto per la preziosa e bellissima collaborazione. Senza di te non ce l'avremmo mai fatta. Non è vero che senza di me non ce l'avrebbero mai fatta, non è vero. Senza di loro non l'avrebbero mai fatta. Penso che... E il ringraziamento va solo a loro che sono una bella compagnia. Io ho visto 3 o 4 commedie loro, hanno fatto un primo premio tra 20-30 compagnie amatoriali al Gelsomino a maggio, hanno fatto il primo premio, voglio dire, sono bravi, vanno incentivati. Io coglievo l'occasione in questo momento di dire, non è io Alfonso Ratto. Lo dico adesso, se lo avessi detto prima non sarebbe venuto nessuno. Questa l'ha organizzato la Juventus Club di Caivano. Lo avessimo detto 10 giorni fa non sarebbe venuto nessuno. Lo diciamo adesso, ma non perché, per l'amor di Dio, lo sport va al di là di questa manifestazione. Un ringraziamento a Domenico, a loro, al papà di Domenico che è parte integrante di questa bella compagnia. Un ringraziamento a loro e grazie a tutti. Grazie. Poi Dulcis in fondo c'è un altro lavoro che è stato fatto e credo che ve ne siete accorti. Le scenografie sono state progettate e realizzate interamente dalla sezione scenografia del Liceo Artistico San Leucio. Bravo. Che bravo. Ne faccio parte e di questo ne sono assolutamente orgoglioso. Qui in rappresentanza chiamiamo sul palco i due professori referenti, e se c'è anche il terzo mi fa piacere che sale qui sopra, cioè il professore Mimmo Di Dio e la professoressa Camilla Tariello, e il terzo sarebbe il professore Mastroianni, Antonio Mastroianni. Ma dove siete? Sta scendendo qualcuno. Ah, ok, sta scendendo. Ok, scende anche la prof. C'è nessuno? Sì. Ecco, questa scenografia è stato uno dei tanti frutti della sezione di scenografia, frutti lavorati, però lascio al mio professore, tra l'altro, di progettazione. Buonasera. La professoressa Camilla Tariello. Buonasera. Domenico, oltre ad essere un bravo attore e comunicatore
è uno scenografo, è molto bravo, è un leader, è un ragazzo, ma penso che farà molta strada in questo campo. No, abbiamo realizzato questa scenografia con i ragazzi del liceo nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Praticamente vorrei ringraziare tutti i ragazzi che hanno lavorato con forza e volontà nel progettare e nel realizzare questo lavoro. Vi ringrazio. Siria, c'è una ragazza, se vuole salire per dire delle cose, è una ragazza che ha lavorato per la realizzazione, forse si vergogna. Ok, Cammi, vuoi dire qualcosa? Ringrazio tutti i ragazzi che hanno collaborato e ringrazio l'associazione che ci ha permesso di fare questa alternanza scuola-lavoro. Grazie a tutti. Ed è giusto leggere, un attimo solo, la compagnia Associazione Teatrale Fratello Sole e Sorella Luna ringrazia il Liceo Artistico San Leucio per la preziosa e proficua collaborazione. Grazie. Ah, è giusto, e chiudiamo, ve lo prometto, ringraziare anche Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ma la sicurezza è la prima cosa. E sono molto ma molto felice di aver conosciuto anche delle persone, devo dire, straordinarie. Nei camerini c'è stato modo di parlare e di conversare ed è stata una cosa magnifica. Perdonateci se magari dimentichiamo qualcuno ai ringraziamenti, non ce ne vogliate. Ringraziamo tutti e vi dico che per questo spettacolo c'è da ringraziare molte persone, e noi qui insieme come siamo li ringraziamo davvero tutti. Grazie mille.